Avete qualcosa di ridire sull'arbitraggio della partita? Comincio io? Ma qualche fallo dato, non dato, ma purtroppo il calcio è così. Anzi, io sono orgoglioso che il nostro calcio è ancora questo, perché il gioco col VAR, il calcio, diciamo, quello tecnologico, forse è più preciso, può essere, però è meno umano. Quindi giocare vuol dire essere umani, divertirsi, e ci sta sia lo sbaglio che la giusta scelta, quindi ci sta lo sbaglio. Io accetto, oggi abbiamo fatto il pareggio, per noi in casa è stato un buon punteggio, perché col Firenze era difficile come partita, e quindi potevamo anche vincere se vogliamo il primo tempo. Poi purtroppo al secondo tempo ci siamo un po' chiusi in difesa, quindi abbiamo subito troppo. Però tornando alla tua domanda, sicuramente diciamo che ci sta, l'arbitraggio ci sta, nel bene e nel male. Io direi che è stato un arbitraggio buono, nel senso che comunque dal punto di vista della mia squadra, comunque le occasioni le abbiamo avute, i falli che doveva fischiare li ha fischiati, come dice il mio buon ex compagno, probabilmente magari avrà fatto anche lui qualche errore, ma fa parte del calcio, e quindi l'errore umano ci sta, può sbagliare l'attaccante come può sbagliare anche l'arbitro. Magari l'errore dell'arbitro potrebbe in alcuni casi condizionare la partita, però io direi che non è stato. I falli che ha dato, i rigori, i tiri liberi c'erano, quindi direi che un buon arbitraggio, complimenti a Galvano. Sì, sicuramente sì. Voi vivete per il calcio? Comincio io? Io gioco a calcio da 34 anni, quindi sono tantissimi anni. Ho cominciato a 14 anni, quindi facendo i conti, quanti anni ho, Jacopo? 34 più? 14, quanto fa? 48. Bravo, io ho 48 anni, ancora gioco a calcio, quindi non vivo per il calcio, ma quasi, nel senso che è una passione veramente forte. Il calcio mi ha dato tanto, mi sta dando ancora tanto, mi ha dato la possibilità di crescere dal punto di vista proprio umano, dal punto di vista della mobilità, dell'orientamento, e mi ha reso una persona forse più indipendente, quindi mi ha aiutato a essere più uomo, quindi io dico grazie al calcio. Io mi unisco alle parole di Fabrizio, perché comunque anche per me il calcio è stato un po' un salvagente, nel senso, io prima ero un ragazzo, quando ero piccolo, di 12-13 anni, ero chiuso sempre in casa, quindi il calcio mi ha dato la possibilità di uscire, di conoscere una realtà autonoma, una realtà di gruppo, di squadra, di gioco, di divertimento, di viaggi, e sicuramente senza il calcio avrei magari non sarei quello che magari sono oggi. E quindi io vivo quasi per il calcio, nel senso che ho iniziato a vivere con il calcio quasi, e lo continuerò a fare fin quando le gambe me lo permetteranno, insomma, la testa, il fisico. Quindi io direi sì, a me è una fortissima passione, quindi cerco di portarla avanti con voglia, con cuore, con passione. Cosa fareste se non esistesse il calcio? Comincio io stavolta, lo cambiamo un po'. Cosa fare senza il calcio? Bella domanda, mi ha messo in difficoltà. Non lo so. Non lo so, probabilmente magari avrei fatto un altro sport, però il calcio è quello più bello di tutti. E quindi secondo me in qualche modo avrei fatto un modo di fare il calcio. Magari l'avrei inventato io, non lo so. Però in qualche modo, se, non lo so, non so come rispondere. Una risposta che posso darla io per Seba, visto che lui è un grande informatico, sicuramente è una passione per lui, oltre il calcio e lo sport, sì, e anche l'informatica. Sì, quindi però, sì, sia per lui che per me, io direi che l'informatica, in quanto essere, ci ha dato una grande mano anche quella, cioè la tecnologia, gli smartphone, i computer ci hanno dato veramente un grande aiuto per noi che non vediamo. Quindi anche quella è una passione meno sportiva, d'accordo? Però. Ciao! Però, vabbè, no io, giusto, non sono zio. E comunque, diciamo che, quale sport avrei fatto io? Ma io faccio un po' di sport alternativi, cioè vado a correre, vado qualche volta in tandem, quindi qualcosa di altro faccio, però il calcio è sicuramente il numero uno. Ok, grazie. Grazie a te, Jacopo.